Avete mai visto una tigre? Sono molto difficili da avvistare allo stato brado, ma nel periodo in cui lavoravo in India, sono entrato nel territorio delle tigri! Tutti a bordo per una grande avventura! Thomas e la tigre. I passeggeri delle ferrovie indiane vedono moltissime cose diverse. Panorami bellissimi, antiche rovine e... tigri? Sì, le persone adorano i safari di lusso con le tigri di Nur Jahan. Lei le porta nel profondo della giungla e insegna loro quanto le tigri siano incredibilmente belle, ma anche quanto siano rare e fragili. Poi loro provano ad avvistarne una. Wow! Mi piacerebbe vedere una tigre allo stato brado con le sue strisce arancioni e nere e i suoi potenti ruggiti! Attenzione! Tenete gli occhi aperti per le tigri! Cosa c'è là tra gli alberi? Non ci posso credere! Quella è la tigre più rara di tutte! Una tigre, Thomas! Ciao, Thomas! Oh, Shankar! Ero così impegnato a pensare ai safari con le tigri che non ti avevo visto! Mi dispiace moltissimo per quelle povere tigri! Oh, ecco che ricomincia! Il loro habitat naturale viene disturbato da tutti questi turisti! Ashima ha detto che i safari fanno bene alle tigri perché insegnano ai turisti quanto siano speciali! Oh, mi piacerebbe trainare il treno safari e vedere una tigre! Oh? Trainare un treno safari è un lavoro per una locomotiva reale. Come... oh, non saprei... me? Nessuno di voi due trainerà un treno safari. Avete entrambi il vostro incarico da svolgere. Chi vuole fare una deviazione speciale per... il safari reale di tigri di Rajiv? Sì, ti prego, sì. Io! Ma non puoi farlo, Rajiv! Hai il tuo incarico da svolgere! Posso comunque svolgere il mio incarico, solo che lo renderò più eccitante! Se Rajiv riuscirà ad avvistare una tigre... allora lo farò anch'io! Imparai presto che avvistare una tigre era più difficile di quanto pensassi. Oh! 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 Wow! Quella è decisamente una tigre! Oh! L'hai spaventata ed è scappata! Scusa, Thomas, ma non pensi che ci sia una ragione per cui le tigri sono difficili da trovare? Non vogliono essere trovate perché certe persone vogliono cacciarle e catturarle. Oh, no! Oh, cielo! Non me ne rendevo conto! Sta arrivando il safari reale di tigri di Rajiv! Oh, Shankar! Scusa, non ti avevo proprio visto. Dovresti seriamente pensare a un colore di vernice diverso per poter risaltare di più. Ma non hai dei passeggeri da trasportare? Sì, in effetti ce li ho, hai ragione. Sono stato noleggiato privatamente da due grandissimi amanti delle tigri. Che poi saremmo noi? Noi semplicemente adoriamo le tigri. Che cosa c'è là sotto? Sì, è il nostro bagaglio. Abbiamo viaggiato a lungo per trovare una tigre. Non sono amanti delle tigri, sono cacciatori di tigri. Vogliono catturare una tigre, non avvistarla. Oh, i nostri incarichi dovranno aspettare, Shankar. Noi dobbiamo proteggere le tigri. Qui, micio, micio, micio. Vieni fuori! Vieni fuori, dovunque tu sia! Rajiv! Rajiv! Oh, grazie, ti sei fermato. Non mi sono certo fermato per te. C'è un ramo che blocca il binario. Io lo so cosa stai facendo.
tu non vuoi che io avvisti una tigre prima di te? In realtà io una tigre l'ho già avvistata. Ma non è questo che volevo dirti. Raccontai in fretta a Rajiv della gabbia e dei cacciatori di tigri. Le tigri sono rare e in via di estinzione. Noi due dobbiamo proteggerle, Rajiv. Oh, Thomas, hai pienamente ragione. Ma c'è un problema. Ho promesso che avrei portato quegli uomini a trovare una tigre e resteranno finché non ci saranno riusciti. Tu continua a girare in cerchio. Il resto lascialo a me. Dai, andiamo! Mostraci una tigre. Allora, qual è il piano? Allora, il piano è... Tu fai... Io lo riconosco, quel tronco! Stiamo solo girando in cerchio! Andiamo, Thomas! Ma dove sei finito? Eccola là! Sarà una vera bellezza. Ed è tutta nostra. Sì, tutta nostra. Parlavate di me? Ma che cosa succede? Dobbiamo catturare una tigre. Avvistare. Avvistare. La caccia alla tigre non è permessa. Andiamocene di qui. Voi non andate da nessuna parte. Questo è un oltraggio! Signori, ho paura che ci sia stato un terribile equivoco. Sono molto colpita dalle vostre azioni intelligenti e coraggiose per salvare le tigri. Oh, è stato tutto grazie a Shankar, in realtà. Shankar? Lui è ancora più difficile da avvistare di una tigre. Animali, può essere difficile trovare un posto dove vivere quando ci sono tante persone sempre intorno a loro. Mi ricordo di quando Luke fece amicizia con un giovane cervo, ma la cava era troppo rumorosa per la piccola creatura. Nella pace e nella quiete dei terreni del castello di Olfsted, il cervo trovò una casa migliore. Sia io che Rajiv volevamo assolutamente vedere una tigre, così come molte altre persone. Ma le tigri, in realtà, preferivano non essere viste. E in effetti, spesso non è stata una buona idea che le persone riuscissero a trovarle. A volte, il modo migliore di aiutare gli animali a vivere felici e sereni è lasciarli in pace nel loro ambiente tranquillo. Andiamo, Thomas! È ora di partire! Alla prossima! Viaggia con Thomas e gli amici suoi, intorno al mondo e dovunque vuoi. Grandi avventure da vivere. Andiamo! In posti nuovi da non credere. Andremo in Cina, Australia, Spagna, Perù. Sì! Kenya, Messico, vai su e giù. Vedrai, andato alla canguri e tu. Con Thomas e i suoi amici, solo viaggi infiniti. Andato! In un